Ciao a tutti, tata amici di Tata Istruttivi. Sono Aldi Stein, oggi siamo nella top 10 delle 10 piscine più strane del mondo. Nuovo video, quindi partiamo subito. Perché al decimo posto troviamo questa incredibile piscina praticamente ricavata nella natura. In realtà più che una piscina è proprio scavata ricavata nella roccia. Come vedete c'è un signore di colore pagato apposta per mantenere le gambe. Ci troviamo in Zambia, in Africa. C'è questo signore che ti mantiene le gambe da dietro se tu vuoi sporgerti. Quindi non c'è problema, no problema, mando dire io, ho detto lui. La signora mi tranquilla. Fatemi sapere se voi avete il coraggio di fare come fa lei, fidarsi di lui che vi mantiene. Io, sinceramente, no. Non per lui, perché poi avrei paura di mio. Fatemi sapere la vostra. Bello bello, ecco, vedete. Realtà è una grande cascata. Mamma mia. Al nono posto troviamo questa. Siamo a Bruxelles, dove c'è questa specie di edificio, come dire, submarino, sottomarino, dove i sub, vedete, c'è anche una stanza di controllo, dove studiano, fanno proprio i corsi di sub, hanno preso i brevetti. Ma fanno anche degli esperimenti. Quella è la stanza di controllo da cui gli scienziati possono guardare insomma cosa fanno, no? E controllano anche che nessuno si faccia male. Si chiama Nemo 33 questa struttura. Come vedete sono le varie stanze suddivise da questo tunnel che sta percorrendo adesso il nostro amico qui. Ogni stanza ha il suo la sua funzione. La stanza che ci interessa noi è questa, dove siamo arrivati adesso, che si chiama appunto piscina, dove tutti i veneti si mettono lì per testare le bombole, fare esercizi di respirazione, studiare le varie tecniche. Cucù, sono gli altri due, buonasera. Alle ultime arrivati, sempre i soliti ritardatari. Vedete, ho fatto anche a varie altezze. All'ottavo posto ci troviamo a Singapore, ragazzi, questa l'ho vista, è spettacolare. Siamo a Singapore, siamo in questo hotel, questo bellissimo hotel che sul tetto ha questa enorme piscina. L'accusa dalle mie parti si dice fuori dal capo. Noi siamo a Singapore, si chiama Sky Park Pool l'hotel, no, scusa, Sky Park Pool, Sand Marina Bay Hotel, l'hotel marino per l'appunto. Oltre sotto sotto c'è anche il mare, quindi acqua dappertutto questo video, capito? Ho fatto la battuta! Questo video va acqua da tutte le parti. Mamma mia. Capite, c'è anche questo torrente che passa sotto. Credo che sia uno scivolo quello sotto. Ti affacciano, c'è una bellissima vista sul mare. Mamma mia. Sono i lettini, la gente passeggia dietro. Veramente bello. Ma ora passiamo al settimo posto, che al settimo posto troviamo quest'altro pezzo di natura, veramente. A proposito di mare, siamo affacciati sul mare, è sempre un altro hotel, come vedete che ha questo hotel, su questo tetto ha questa piscina, sotto la piscina ci sono le stanze. Che body che fa? Mamma mia. Al sesto posto troviamo questo parco divertimenti, di voi tutto normale, parco divertimenti. Ha un'attrazione particolare questo parco divertimenti che ce l'hanno solo loro. Voi praticamente scendete da questo scivolo come sta scendendo il signore. Ecco, questa è l'attrazione, il Grand Water Elevator, l'elevatore d'acqua, insomma. Scendete da uno scivolo, atterrate in una piscina. Da questa piscina scendete in un altro scivolo e arrivate giù, attraverso un canale arrivate giù, in questa specie di buco. Qui c'è questo elevatore che si siderotto intorno e piano piano vi porta sopra. Cose fantastiche. Tanta roba, veramente.
E poi lui fa vedere i vari step. Lo step c'è cioè dallo scivolo, piscina, secondo scivolo, come vi dicevo, terzo scivolo anzi, cioè con terzo scivolo mi porta proprio giù, 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 giù. Lì si va, e là c'è il buco. Quinto posto. Oh, anche qui ci troviamo immersi nella natura. Sta anche un po' piovendo, a dire la verità. La particolarità di questa piscina è di essere fatta in un vulcano, nel cratere di un vulcano. Quindi acqua calda naturale praticamente, quindi acqua termale, una piscina di acqua termale sostanzialmente. Tanto che loro si fanno il bagno nonostante stia piovendo. Oppala! Però hanno paura di affogare, si mettono i giubbottini per sicurezza, meglio così. La sicurezza non è mai abbastanza, ragazzi, ricordatevelo sempre. Al di stare per il sociale. Mille bolle blu. Sta piovendo, guardate. Non gli se ne frega. Quarto posto, ci avviciniamo alla navetta. Siamo in un altro albergo, sempre immerso nella natura. Anche qui, vediamo sopra, questo è il tetto, le piscine sopra il tetto. Siamo a Bali, in questo caso. Sono gli Hanging Garden di Bali, i giardini. È sempre un albergo che ha due tetti fatti tutti e due di acqua. Due piscine, guardate che meraviglia, che meraviglia, spettacolo, ditemi se non vorreste essere là pure voi. Messo al nulla, penso al verde più assoluto praticamente. Tutte queste costruzioni fanno tutte parte di un unico, sono tutte così praticamente. L'acqua che cade nell'altra piscina lì sotto, non dovresti buttarsi da sopra a sotto. Non so cosa sia pericoloso. Terzo posto, siamo sul podio. Ah, questa sicuramente l'avete già vista da qualche parte. Questa sembra una piscina normale, invece no. In realtà è un'opera d'arte di un artista, mi sembra americano. In pratica ha ricreato questa stanza che ti fa sembrare di essere in fondo a una piscina. Sopra c'è una lastra di vetro e c'è un po' d'acqua. Quelli di sopra ti guardano e pensano che tu sia sotto. Per quelli che stanno sotto, sembra che tu sia sotto l'acqua. In realtà, vedi, sono belli asciutti, sono in una normale stanza e ti trova sotto il pilo dell'acqua. Le persone sopra guardano quelle sotto, incredule. Ciao, al secondo posto. Proviamo quest'altro pezzo di natura. Mamma mia. Quest'altro dono della natura, modificata anche in parte dall'uomo. Siamo sempre in un cratere vulcanico comunque. Siamo nello Yucatan. Valladolid nello Yucatan. E beh. Anche perfettamente circolare. Probabilmente anche qui sarà acqua termale, chi lo sa. Mamma mia, che bello. Oppla! Non si vede il fondo, deve essere anche parecchio alta, eh. Non si riesce a vedere il fondale. Eppola! E ti mette le ali! Io girare il bullito. E per il primo posto andiamo in Australia, a Sydney, dove troviamo questo fantastico albergo che si trova proprio sul mare, proprio sulla costa di Sydney. E come vedete è costruito proprio sugli scogli praticamente.
Sarà legale sta cosa, ma in Italia ci vorrebbe il condono, in Australia forse si può fare. Ma, perché si vedono proprio gli scogli sui bordi della piscina. Mi vedo una piscina quasi di tipo olimpionico, di quelle sportive, fatte in lungo, in rettangolare, ecco. ci sono proprio le piste per correre all'interno della piscina, vedete, sono proprio le linee. Mi sembra che molti corridori, credo che anche la nazionale australiana vada anche ad allenarsi lì talvolta. E ce ne sono due, c'è una più piccola qui davanti, sotto, e sopra c'è quella grande. Ed è proprio sugli scogli. Infatti, come dicevo, ma se vedete sotto si vedono proprio la pietra costruita sotto, è proprio fatta di scogli. Poggia proprio sugli scogli. Ed è veramente bella. Detto questo, queste erano le, il video può finire qui, queste erano le piscine più strane del mondo, viste dal mio punto di vista, vi è piaciuto il video mettete tanti like, mi raccomando, condividete, se non hai ancora fatto iscriviti tramite il bollino che c'è sotto, tramite il tasto iscriviti, accanto al tasto iscriviti c'è la campanella, mi raccomando cliccate la campanella per non perdervi neanche un video, che questo adesso cercherò di farne molti di più, cercherò di essere più attivo sul canale. Se mettete i like dal cellulare mi raccomando fatelo più volte, perché una volta non prende dal cellulare. Fatemi sapere nei commenti quale vi è piaciuta di più delle piscine. Qual è la vostra preferita? La mia è solamente la seconda. Fatemi sapere se ne avete viste voi altre, magari nei vostri viaggi più strani di queste. E dove l'avete vista? Magari le cerco per voi. Detto questo, vi mando un saluto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao, tanti amici da Aldi Stein!